del Brescia en un partido apretado por muy distintas circunstancias. En el estadio del Brescia, en el Mario Rigamonti, en el norte italiano. Sobre el final, este Zamorano que se va a lesionar y va a tener problemas, debió salir del estadio. Sobre el final va a llegar el gol del Inter. Ronaldo, ahí está, de golpe de cabeza desde el año pasado, que no convertía, esta vez por pase del uruguayo Recoba, convierte el tanto, el único, el de apenas una victoria para seguir soñando, obligado por las circunstancias. Una gran doble... sul traversone da sinistra, il passaggio di Recoba. Recoba che cercava probabilmente la porta, qualcosa voleva fare, il sinistro di Recoba è sempre insidiosissimo. Non so se Ronaldo non avesse preso la palla, se la rete della squadra di Capello, Ibrahim Ba sulla sinistra, il colpo di testa di Kluivert e poi la deviazione, la palla tocca la traversa, schizza addosso. Sinistro magico veramente. E andiamo al gol che abbiamo seguito naturalmente in diretta con Oliveira rapidissimo, si diceva un falco sul tocco di Battistuta, va a precedere Turci, sblocca il risultato e decide la partita dopo l'azione di calcio d'angolo a favore della Fiorentina. Risposta, si dice, tra un momento di queste situazioni che si vengono a determinare. Lecce Juventus 0-2, Inzaghi, testardo, caparbio, permette a Marco Giuliano di realizzare il gol del vantaggio sul finire del primo tempo. In apertura di ripresa è espulso Giannini, leccese Giannini, e poi il raddoppio anche qui sul finire del tempo con questo diagonale di Del Piero che diceva avvicina sia Battistuta che Biroff nella classifica dei marcatori, poi magari la vedremo anche. È difficile da definire, comunque il gol è del Milan sicuramente, vince 1-0, ecco il gol di Baggio, una bella azione, ha sorpreso un po' tutta la difesa. Lancio di Chiesa per Stanic che colpisce di testa. Roma-Empoli 4-3, è Balbo che sblocca il risultato già nel corso del primo tempo. Poi si diceva, ecco l'azione del... Ma il gol di Oliveira questo? Come, sì, analogo, sì, molto simile al gol di Oliveira. Il pareggio di Bonomi, Consel era andato a spasso un po' avventatamente per l'area di rigore, il gol è dell'1-1, già in 10 per l'espulsione di Fusco. L'Empoli che poi fa un po' di confusione in difesa qui e permette Aldair di segnare un gol che alla fine risulta quasi decisivo, perché porta in vantaggio la Roma definitivamente, rendendo vani poi i successivi tentativi di recupero dell'Empoli, che comunque va sotto ancora di un gol per questa rete di Balbo che anticipa Roccati, forse in leggero ritardo nell'uscita, comunque il 3-1. Poi c'è il gol del 3-2 della formazione allenata da Spalletti, un bel gol, una bella girata di sinistro. Spalletti fa giocare la squadra comunque bene, Rino, al di là Io l'ho visto un paio di volte in casa, è una squadra messa bene, sì. Qui c'è il fallo su, su Candelà, si dico bene, e la trasformazione di Balbo, un gran tiro, 4-2 sul calcio di rigore. E poi il gol conclusivo di Cappellini, il 4-3 finale. Sempre in favore della Roma, il risultato pienamente positivo. Andiamo a Vicenza-Sampdoria con il gol di Veron, gran tiro di destro da lontano, la palla rimbalza un po' e forse questo tradisce, inganna il portiere Brivio, e poi Zauli con questo gol forse il più bello della giornata, il più estemporaneo della giornata. Molto bello. Sicuramente. È molto difficile. Anche. Molto difficile. Ecco, restiamo naturalmente sui complimenti a Zauli, erano i gol questi dell'infortunio di Ferrari.